questo percorso. Realizzo questo percorso. La CNA organizza un convegno sul diritto del lavoro. Quali sono i temi trattati e per quale motivo? Sì, il diritto del lavoro nella fattispecie è l'apprendistato, il contratto di apprendistato. Storicamente il contratto di apprendistato è stato sempre la forma di avviamento del lavoro con l'apprendistato, è stata sempre una forma del lavoro di avviamento al lavoro importante per le imprese artigiane, perché dava la possibilità di formare all'interno dell'impresa quella figura lavorativa che era esigenza dell'impresa, quindi proprio a misura d'impresa. Poi nel tempo questo contratto ha perso attrattiva perché non riusciva più a svolgere quel lavoro che era il creare un mestiere, il far apprendere un mestiere al lavoratore. Con la nuova riforma che c'è stato pare che ci siano degli spiragli per tornare, diciamo, all'esigenza primaria, quella di riuscire a creare lavoratori a misura d'impresa, anche se ci sono alcuni aspetti che bisogna chiarire. L'incontro di oggi è appunto per discutere con i consulenti del lavoro e con i consulenti fiscali di questo contratto di avviamento al lavoro, di capire quali sono le lacune e quali sono invece i lati positivi. Quali sono le condizioni per l'applicazione dell'apprendistato? In realtà dobbiamo dire che in passato questa forma di contratto di lavoro era una forma molto diffusa nell'azienda. Successivamente, con la riforma Biagi, è diventato un po', diciamo, per quanto riguarda l'applicazione di questo contratto, che era legato a una formazione abbastanza di 120 ore all'anno per poter svolgere questo tipo di contratto. Ora, con la riforma del testo unico, in realtà questo tipo di contratto è stato rimodulato in modo che sia più accessibile alle imprese per poter applicare questa forma di contratto e dare delle professionalità sia nel campo artigianale che anche nel campo commerciale all'azienda, di poter avere delle professionalità dei giovani e inserirle nel mondo del lavoro.